eccoci qui, appena terminato l'incontro all'ARAN, terzo incontro per il rinnovo del contratto della scuola. Francesco Sinopoli, come è andata? Lei rappresenta la FLC-CGIL, c'erano anche gli altri sindacati, come è andata? Ma è una discussione che si è concentrata ancora sul metodo della trattativa. Il contratto del comparto istruzione e ricerca è un contratto che ha delle elevate complessità, perché ci sono settori con grandi differenze all'interno. Si è deciso adesso di procedere con un calendario che riguarderà diversi settori, partendo dall'ordinamento professionale, in questo caso degli ATA, poi università, enti di ricerca e AFAM per tutto luglio. E nel frattempo probabilmente inseriremo altre riunioni che riguarderanno la parte generale. È abbastanza chiaro, lo abbiamo detto in piazza il 30, lo abbiamo ribadito pochissimi giorni fa di fronte a Palazzo Vidoni, che per quanto ci riguarda su questo contratto è aperta ancora la partita delle risorse. Alla luce del DL 36, come è finita, con l'evidente conferma dei tagli, al di là di quello che viene sostenuto dai partiti politici, la legge di bilancio diventa determinante anche per recuperare su quel versante. Quindi voi attendete... Noi proseguiamo con il negoziato, ma guardando la legge di bilancio, alla quale ci prepariamo, naturalmente mettendo in cantiere tutte le iniziative di mobilitazione necessarie. Nei prossimi giorni ci incontreremo con le altre sigle per definire nuove date e forme. Di protesta, l'ultima, quindi questo si prevede che la firma del contratto, parliamo del 2019-2021, non è dietro l'angolo? Non è sicuramente nelle prossime giornate, non avverrà ad agosto, ci prepariamo a rivendicare ciò che è giusto e quindi noi siamo convinti che questa partita vada giocata fino in fondo. Un'ultima domanda, avete fatto cenno anche a una parte normativa che andrà su questo contratto, quali sono le priorità su cui avete battuto? Ma veramente in queste riunioni di oggi abbiamo discusso del metodo della trattativa, ci sono Bene. Tantissimi temi che riguardano la parte normativa, ad iniziare dal lavoro agile, ma ce ne sono tanti, ecco. La trattativa secondo me inizierà ad entrare nel merito nelle prossime settimane per poi decollare, speriamo, a settembre. Grazie Francesco Sinopoli, FLC-CGIL.